con l'utilizzo dell'Arduino ho creato un simulato dove in questo modo vengono ricevuti dei valori attraverso seriale e comandando attraverso la TMEGA 328, che è un microcontrollore, vengono gestite le porte in output e in input comandando attraverso un integrato sottostante che mi comanda i motori. Per abbellire un po' il programma ho creato un'interfaccia grafica per la libreria FLTK dove al posto di spedire attraverso linea di comando i numeri schiaccio dei tasti e mi generano un evento e inviano attraverso questo cavo al microcontrollore un numero da 1 a 9 che mi comanda in avanti e indietro i vari motori. Poi ho inserito anche una webcam sempre nel programma dove io posso aprirla, la webcam si apre, vabbè, posso vedere ad esempio schiacciando il tasto avanti, io muovo il mio robottino in avanti, indietro, mi posso far curvare, ad esempio ho creato questo percorso. E adesso questo posso anche salvare le immagini facendo ad esempio delle foto e così da vedere l'ambiente circostante.